Allora, leggiamo adesso all'interno di questa raccolta di racconti di Rosario Esposito La Rossa, Eterni Secondi, tra l'altro ha anche un sottotitolo molto bellino, Perdere è un'avventura meravigliosa. Molto spesso quando uno fa sport, l'insegnamento che viene dato è che bisogna vincere. Pensate che ci sono addirittura delle squadre che ne fanno un mantra, una specie di religione. Vincere è l'unica cosa che conta. Invece no, partecipare è sicuramente l'unica cosa che conta e fare il proprio massimo, ma se non si vince per sfortuna o perché è destino, va bene lo stesso, anzi a volte le storie sportive che non sono andate a finire con un grande trionfo eclatante sono ugualmente memorabili, come succede appunto anche nella storia numero 3 di questo libro che, come vedete, si intitola L'uomo dimenticato dalle statue, il che vorrebbe dire che è un uomo che non finisce mai per diventare il soggetto di una statua. Pensate chi ci va a finire nelle statue. I grandi condottieri, i grandi personaggi che hanno cambiato le cose, le hanno migliorate nel mondo. E qui sotto c'è scritto una frase famosa, un aforisma, una frase celebre, di un scrittore americano che si chiama Charles Bukowski, che scrisse: tenetevi stretto chi vi ha notato quando eravate invisibili, cioè le persone che vi vogliono veramente bene, vi hanno voluto veramente bene anche quando nessuno si accorgeva di voi. È un bel messaggio. Entriamo e scopriamo la famosa storia dell'uomo dimenticato dalle statue, che è un velocista australiano che si chiama Peter Norman ed è famoso non tanto per quello che ha vinto, ma per un atto di intelligenza che ha fatto, un atto partecipativo. Scopriamolo un po'. Un canguro sfreccia a tutta velocità. Nel marsupio il suo cucciolo impaurito si nasconde. È l'alba. Una jeep corre nelle terre desolate australiane. Il silenzio di un villaggio aborigeno si squarcia. Tre bambini vengono strappati alle loro madri, sono piccolissimi. Vengono fatti salire sulla jeep e portati in città. Vengono sradicati dalla terra rossa australiana e deportati nell'asfalto delle metropoli. Le madri di questi bambini inermi li guardano andare via. Dopo poche ore a Melbourne, una coppia di bianchi adotterà illegalmente un bambino aborigeno, il tentativo barbaro di uno Stato di cancellare un'etnia, un popolo, un colore della pelle. I bambini aborigeni vengono educati secondo i precetti cristiani, secondo le tradizioni dell'elite bianca, dimenticando i racconti orali davanti al fuoco, dimenticando le ancestrali leggende, saghe e storie dei loro avi giunti in Australia più di 60.000 anni fa. Parliamo di oltre 100.000 bambini, una generazione rubata. L'apertura di questo racconto ci porta in Australia. Nella parte centrale dell'Australia vivevano fin dall'antichità, prima che arrivassero i bianchi, gli aborigeni, cioè la popolazione locale, che era capace di integrarsi con il cosiddetto outback, cioè il deserto australiano, che è il principale paesaggio di questa grande isola dell'emisfero australe. Praticamente, a un certo punto, i bianchi australiani hanno cercato di togliere anche i figli degli aborigeni per integrarli, adottarli e farli diventare parte della classe dominante. E questi bambini che venivano tolti alle famiglie adottive, alle famiglie originarie, venivano strappati alla loro cultura, ai loro racconti orali. È quello che è successo, come ci dice l'autore, a 100.000 bambini che facevano parte di questa etnia, l'etnia originaria dell'Australia. No. Questo sarebbe l'anteprima, ok? Questo per ricordare che spesso le classi dominanti si sono comportate in un modo un po', come posso dire, poco inclusivo nei confronti di alcuni settori della popolazione. Ok? A Melbourne nasce anche un certo Peter George Norman, che è il protagonista di questa storia. Peter è un ragazzo asmatico, un ragazzo qualunque, di una famiglia per bene e modesta.
Nel 1956, a 14 anni e a Melbourne, ci sono le Olimpiadi. Peter marina la scuola e abusivamente vende pasticce e torte salate agli spettatori dell'evento sportivo più importante del mondo. C'è anche Peter con il fiato sospeso quando Betty Cuthbert è ai nastri di partenza. Gara dei 100 metri, gara regina. La gara dei 100 metri, sia tra le donne che tra i maschi, è la gara per eccellenza dell'atletica. Betty Cuthbert è la favorita, può diventare la prima australiana a vincere una medaglia d'oro in casa. Peter aspetta trepidante lo sparo, boom, si parte, Betty vince e vincerà anche i 200 metri e la staffetta 4%. Tre ori e due record olimpici, una grande performance di questa atleta australiana. Peter ha una maledetta voglia di correre. In realtà vorrebbe giocare a football australiano, ma il kit costa troppo per le tasche della sua famiglia. Così Peter, dopo la scuola, fa l'apprendista macellaio. Mette da parte un po' di soldi e prende in prestito un paio di scarpe da corsa. L'immagine dell'oro della Cuthbert sembra accelerare i suoi passi. Peter è basso, 1,68 m appena. Nessuno crede in lui. Non ha il fisico per fare il corridore, ma Peter è testardo e non molla. Così, nonostante le sue partenze non siano proprio brillanti, sfrutta la progressione per andare a vincere le gare. Anno dopo anno migliora sempre più e ottiene riconoscimenti nei giochi del Commonwealth e agli Australian Games. Contro tutti i pronostici riesce a qualificarsi alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, che furono organizzate appunto a Città del Messico in altura a più di 2000 metri. In Messico è sconosciuta al grande pubblico, 26 anni e per gli esperti nessuna possibilità di farcela. È un numero, uno di quelli che devono riempire le batterie alla partenza, non è sicuramente uno di quelli che dovrebbe vincere la finale dei 100 metri. I vertici del Comitato Olimpico Australiano sono stati chiari, non arrivare ultimo, ripeti il tuo tempo di qualificazione e non farti battere da un britannico, perché c'è sempre competizione con la Gran Bretagna, perché un tempo appunto l'Australia aveva una certa, era dominata dalla Gran Bretagna, quindi aveva un po' di competizione nei confronti della madrepatria. Peter, il ragazzo asmatico, arriva alla finale dei 200 metri. Al suo fianco ai nastri di partenza ci sono i favoriti. Tommy Smith, detto The Jet, perché era veloce come un aereo, e John Carlos, due afroamericani altissimi. I 200 metri, arriva in finale nei 200 metri. Partenza, De Jet vola davvero e straccia tutti i concorrenti tagliando il traguardo sotto i 20 secondi per la prima volta nella storia dell'Olimpiadi, cioè fa il record del mondo. Alle sue spalle Carlos negli ultimi 40 metri rallenta, quasi appagato. Non si accorge che dietro di lui sta arrivando la saetta asmatica australiana. Carlos non ha messo in conto la progressione di Peter. Norman vince l'argento e quindi questo velocista australiano, arrivato in finale dei 200 metri, che dovrebbe cercare, secondo la sua federazione, di arrivare perlomeno non ultimo, cioè non ottavo, riesce addirittura a arrivare secondo alle spalle del favorito, l'americano più forte del mondo nel 68. Norman vince l'argento, record personale e record oceaniano, cioè del continente dell'Oceania, tuttora imbattuto da 50 anni. È un giorno da ricordare per Peter, è arrivato in alto fino a toccare Betty Cuthbert. La sua nazione sarà orgogliosa delle sue gesta, della sua velocità. È il momento della premiazione, è il momento della premiazione dei 200 metri alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, è un momento parecchio particolare e c'è una foto storica che è quella che dovrebbe essere davanti a voi adesso. Come vedete da questa celebre immagine, che è forse l'immagine storica più memorabile dei Giochi Olimpici di Città del Messico 1968, Tommy Smith è l'atleta che è arrivato primo e sta nel mezzo del podio. E se guardate, ha una mano guantata, un guanto nero, e tiene un pugno verso l'alto. Poi, come vedete, c'è Peter Norman che sta praticamente
nella posizione della seconda piazza e ha le mani giù, in realtà ha qualcosa di particolare attaccato, una spilla attaccata al petto. E dall'altra parte del podio, nella piazza numero 3, c'è John Carlos, che anche lui alza una mano, lui alza la mano sinistra, mentre invece Tommy Smith la destra, e anche lui ha lo stesso guanto nero. Perché? In realtà questa premiazione è passata alla storia come simbolo di protesta, perché hanno anche un altro dettaglio i due americani. Se guardate Peter Norman, lui c'ha le scarpe, c'ha le Adidas, no? Invece i due americani sono a piedi scalzi. In realtà loro stanno facendo una serie di proteste tutte messe insieme. E adesso nel racconto scopriremo di cosa si tratta. Ok? Stanno facendo una protesta per i diritti negati degli afroamericani. Stanno facendo una protesta politica e è una protesta che la Federazione Americana gli farà pagare fino all'ultimo, fino a quanto più possono. Sentite cosa succede. È il momento della premiazione. Peter, che è australiano, anche in Australia ci sono dei problemi di diritti negati nei confronti di alcune etnie, quella degli aborigeni, ok? L'autore ce lo ha spiegato nella parte iniziale del racconto. È il momento della premiazione. Peter si accorge che qualcosa non va. Smith e Carlos confabulano, cioè parlano tra loro, i due americani afroamericani che ovviamente sono neri. La moglie di Smith ha comprato per The Jet un paio di guanti neri. Anche Carlos dovrebbe averne uno, ma li ha dimenticati al Villaggio Olimpico. I due afroamericani vogliono protestare contro le discriminazioni razziali negli Stati Uniti d'America. Saliranno sul podio scalzi per testimoniare la povertà dei neri americani, cioè praticamente come se fossero schiavi. Lo fanno per protesta, lo fanno per protestare contro i diritti negati degli afroamericani. Ancora nel 68 c'erano dei diritti che non erano possibili per gli afroamericani neri, che non potevano andare in tutte le scuole dove volevano, non potevano abitare nei quartieri dove volevano, non erano tutti uguali per davvero gli americani. E loro protestavano perché volevano che ci fosse una reale uguaglianza, capito? Per questo fanno questo gesto così evidente, così provocatorio. Sì, saliranno sul podio indossando i guanti neri per ricordare l'operato e le battaglie dei Black Power, le Pantere Nere, un'organizzazione rivoluzionaria afroamericana che negli Stati Uniti si batte per i diritti degli uomini di colore. Smith ha una sciarpa nera al collo, Carlos la felpa sbottonata per ricordare gli operai neri, una collana di perle scure per ricordare ogni afroamericano linciato, cioè ucciso da bianco. Era successo anche questo nel Novecento tante volte in America. Esistevano dei gruppi razzisti come il Ku Klux Klan che facevano dei linciaggi sommari ai neri. Peter Norman ascolta, guarda, vede Carlos Smith indossare la spilla dell'Olympic Project for Human Rights, che vorrebbe dire progetto olimpico per i diritti umani. Il progetto olimpico per i diritti umani, c'è anche scritto. Anche Peter ne vuole una. Anche Peter vuole protestare contro il malgoverno australiano a favore degli aborigeni australiani, di tutti i fratelli, di tutti i colori. Peter consiglia a Carlos e Smith di indossare un guanto nero a testa. I due lo ascoltano. Peter Norman, che è arrivato secondo e che anche lui sarà nel podio, si mette la spilla per i diritti umani. Anche lui pagherà questa sua scelta. Anche lui fa una cosa che non piacerà alla Federazione Australiana. Lui a favore degli aborigeni australiani, Tommy Smith e John Carlos a favore dei neri americani. Tutte e tre pagano questo gesto molto esibito. Ed è lui che viene in mente, avete questo simbolo, il guanto nero del Black Power,
delle Pantere Nere, che erano un gruppo di protesta americano. Mettetevene uno a testa. Ed è per questo che questa premiazione è diventata così una delle fotografie, la fotografia più importante delle Olimpiadi di quell'anno. I due l'ascoltano e quindi è lui a suggerire di indossare un guanto nero ognuno di loro, e se lo mettono ovviamente in mani diverse, perché è un paio di guanti, uno si deve mettere a destra e uno a sinistra. L'oro, l'argento e il bronzo dei 200 metri di Città del Messico salgono sul podio. L'inno americano, cantato da chissà chi, si interrompe quando Smith e Carlos alzano al cielo il pugno nero. Guanto nero per il Black Power, no, il potere dei neri, cioè perché anche i neri abbiano diritti. Lo stadio ammutolisce, il mondo si ferma, pochi istanti per fare la storia. Una foto immortale a quel momento, tutti gli occhi sono per i due afroamericani. Quella foto e quel gesto resteranno nella storia dei giochi olimpici, mettendo in ombra l'impresa di Peter, un grandioso secondo posto. Era veramente il massimo che lui fosse riuscito a fare, ovviamente. Le frecce nere d'America fanno sì che sul momento la spilla bianca sul cuore di Peter passi inosservata. Smith e Carlos vengono cacciati dal villaggio olimpico, in patria vengono continuamente minacciati di morte, sono costretti a abbandonare la carriera di 200 metristi. Le cose a Peter non vanno meglio. L'Australia nel 1968 ha una serie di leggi razziali pari se non superiori a quelle del Sudafrica, dove c'era l'apartheid, che immagino vi sia più noto. La stampa di un intero continente è contro il ragazzo asmatico. Nessuno si entusiasma per la sua medaglia d'argento. Nessuno lo elogia come lui aveva fatto con Bertie Cooper. Ma Peter non molla e continua a allenarsi in vista delle Olimpiadi di Monaco del 1972, 4 anni dopo. Per ben 13 volte Peter ottiene il tempo di qualificazione necessario per andare in Germania. Il Comitato Olimpico Australiano detta di nuovo gli ordini. Peter Norman non deve essere convocato. L'Australia non schiererà nessun 200 metrista in Germania. Deluso, Peter Norman lascia l'atletica. Finisce per fare l'insegnante di educazione fisica. Qualche volta lavora in macelleria per arrotondare. Cade in preda dell'alcol e della depressione. Nel 2000 a Sydney ci sono le Olimpiadi e chiaramente nel 2000 sono passati 28 anni. Gli australiani hanno l'occasione di riabilitare il più grande 200 metrista della storia della loro nazione. Per farlo vogliono che Peter Norman ritratti, neghi, metta da parte il suo gesto. Norman non lo fa e non parteciperà a nessuna manifestazione pubblica delle Olimpiadi del 2000. Gli chiedono di dire: ti perdoniamo, però devi dire che hai sbagliato. E lui, che non ha sbagliato perché ha indossato un simbolo a favore, diciamo, dell'integrazione, ovviamente lui rifiuta. Nel 2005 a San José in California, all'università, viene inaugurata una statua in memoria del gesto di Tommy Smith e John Carlos. Passano altri 5 anni e in America si rendono conto che il gesto di Tommy Smith era un gesto di grande valore civile e gli fanno una statua a lui e a John Carlos. I due corridori americani invitano anche Peter Norman, che li raggiunge negli Stati Uniti. La statua è alta 7 metri. Il secondo gradino del podio è lasciato vuoto. Il gradino di questa statua che riprende questi due americani è lasciato vuoto e quindi Peter Norman non è presente nemmeno lì. Per dare la possibilità a passanti e turisti di unirsi alla protesta di Smith e Carlos, Peter Norman è stato dimenticato anche dalle statue. Peter Norman è morto il 3 ottobre 2006 per un arresto cardiaco. La sua bara è stata portata a spalla da Tommy Smith e John Carlos. Al suo funerale gli afroamericani diranno le seguenti parole: Peter non era obbligato a mettere quella spilla. Peter non era statunitense, non era nero, non aveva il dovere di sentire quello che sentiva. Peter però era un uomo. Guardate che queste battute sono vere e sono bellissime. Non ha alzato un pugno per quel giorno, ma ha teso una mano. Adesso tornate a casa e raccontate ai vostri figli la storia
di Peter Norman. Ecco cosa dicono quel giorno al suo funerale. Adesso tornate a casa e raccontate ai vostri figli la storia di Peter Norman. E poi, come vedete, c'è uno stacco e c'è quello che succede nel 2012. 2012, Parlamento australiano. Questo Parlamento riconosce lo straordinario risultato atletico di Peter Norman, che vinse la medaglia d'argento nei 200 metri a Città del Messico in un tempo di 20 secondi e 6 centesimi. Ancora oggi, nel 2012, record australiano. Riconosce il coraggio di Peter Norman nell'indossare il simbolo del progetto olimpico per diritti umani sul podio, in solidarietà con Tommy Smith e John Carlos, che fecero il saluto del potere nero. E le cose, dopo la sua morte, sono state rimesse a posto. È decisamente un eterno secondo, Peter Norman. Spero che la sua storia vi sia piaciuta.